È un lavoro che è nato intorno all'idea del disegno, come è fatto appunto fattuale, cioè di una cosa che si produce attraverso un'allazione della mano, ma anche diciamo, il disegno inteso nel senso più ampio come il disegno che sottostà diciamo, a tutte le opere che ho fatto, come se fosse un deposito, il luogo dove ho, diciamo, accatastato anche i miei lavori nel tempo e prevede un affaccio, tant'è che queste cornici messe così poi sembrano anche un po' come un infisso, no? Da cui, diciamo, il gioco tra cornice e la finestra è reso ancora più evidente. Mentre là, diciamo, questo caos a cui assistivo nel tempo e che si è formato, metteva insieme, diciamo, l'immagine di tanti lavori, qui è come se si fosse frantumato in tante altre piccole scaglie, e dove la pittura si autogenera, no? Tirando fuori immagini. E allora, diciamo, il fatto di averle così raggruppate, mi piaceva l'idea che si creassero come piccole serie narrative. La mostra in fondo a questo richiamo, no? Cioè al fatto che c'è un fenomeno che è quello del vedere, che è quello della vista, ma che è anche dichiarativamente quello di un punto di vista, cioè della percezione che lega poi un individuo diciamo, a un fenomeno, no? Qui avevo ricevuto l'invito a partecipare a una mostra che celebrava Pasolini in qualche modo. E allora niente, mi è venuto in mente naturalmente lo scritto in cui Pasolini parlava di come fossero scomparse le lucciole metaforicamente in Italia. Così l'immagine che mi è venuta era quella invece che forse qua e là qualcosa c'è, ancora qualche speranza possiamo nutrirla. E in fondo gli artisti non fanno altro che cercare di prenderle, no, queste lucciole.